relativo. Tutto relativo sale. Mauro Maglio, Claudio Pellegrino, eccoci qua a quanto promesso, e con noi Davide Mogavero, un grande amico di Radio Salentuosi. Ti abbiamo già annunciato così perché ormai sei un grande amico veramente. Io mi sento in famiglia ormai, quindi è come mi sento a casa. Senti, ti disturbiamo continuamente, e venerdì scorso sei stato con noi piacevolmente, spero, per i nostri Tutto Relativo Live. Con molto piacere. Senti Davide, ma sempre piacevolmente. Ti aspettavi un livello così alto? Onestamente? Ma onestamente no, è stata una bellissima serata. Prima di tutto mi sono divertito tanto, perché è stata una serata tra amici, poi alla fine una serata incentrata sulla musica e sui talenti emergenti, quindi è stato un mix esplosivo, e anche il livello, devo dire, molto molto alto. Davvero tutti ragazzi bravissimi, con delle idee precise, con un mondo già molto personale, quindi questo mi è piaciuto veramente tanto. E poi tutti dei musicisti. E poi anche tanti generi diversi, no? Come per esempio il nostro primo amico che si è esibito, 2J, il grande Mattia Festa. Lo ricordi Mattia? Esatto, lui ha aperto a bomba, perché è difficile poi iniziare per primi, no? E lui ha dato una carica e un'energia veramente incredibile, ha dei pezzi che girano alla grande. Girano molto radiofonicamente. Il meglio. Sì, è già pronto secondo me. E poi anche un po' profeta, no? Perché li presentava, esatto, tutto con una disinvoltura, insomma, faceva delle... Esatto, un po' profeta. E poi è stato bello anche nel corso della serata conoscere anche le loro storie, perché poi durante le esibizioni si sono un po' raccontati, sono usciti dei particolari del loro percorso, ed è sempre bello poi capire come in linea con quello che facciamo noi quando chiacchieriamo con i nostri ospiti. Cerchiamo sempre di trovare gli aneddoti particolari che possono piacere poi, certo, a chi ci ascolta, esatto. Sì, sì, poi dopo abbiamo avuto la chitarra e la voce di Giampiero Pesare con il grande sax del suo amico Fabrizio De Santis. Esatto, e lì oltre ai pezzi è stato vincente proprio il mix, affiancare alla chitarra acustica proprio il sax, e si è creata un'alchimia veramente particolare, mi è piaciuto veramente tanto, a parte i pezzi scritti veramente bene. Bello, io ho detto che bello. Il sax ricamava, poi c'era un loop minimale di batteria e questa chitarra, insomma veramente una bella idea. Era una new entry, esatto, poi per Tutto Relativo Live, perché era la prima volta che partecipavano ai nostri live. Poi abbiamo continuato invece con la ciliegina, diciamo, sulla torta, perché comunque non c'è niente da fare, questa musica elettronica colpisce, la musica dei Blumia, no? Azzurra Buccoliero e Cristiano Meleleo. Sì, colpisce tantissimo proprio per il sound che è veramente ricercato, e tra l'altro poi ho scoperto che non suonano neanche da tantissimo insieme, sembra invece che suonino insieme da una vita praticamente. Mi è piaciuto molto perché, a parte che c'era il chitarrista, tastierista, polistrumentista, voce, tutto. Tastierista, chitarrista, con il loop, faceva la cassa con il piede, era un diavolo, mamma mia, lì dietro. Bravissimo Cristiano. Io scherzando ho detto ad Azzurra, Cristiano, che poi ha una voce brava anche con il sax, ma ha una voce incredibile, ho detto: Azzurra, ti sei portato Gesù che suona tutto. È vero, è veramente bello, però mi è piaciuto molto il sound, molto ricercato, ed è poi una delle cose più difficili, trovare un suono, un genere, uno stile che sia personale. Veramente molto bravo. Poi si è continuato con l'altro cantautore, quello un po' più giovane, giovanissimo. Col cappellino sulla testa e la chitarra, accompagnato da un suo carissimo Maurizio Lorio. Io devo veramente rifare i complimenti a tutti, perché sono stati veramente bravissimi tutti, però mi è piaciuta l'intimità dei suoi pezzi, molto essenziali, specialmente l'ultimo pezzo che è quello poi che parlava alla madre, ai genitori, sì. Esatto, ascoltami ti prego, mamma mia, già quella frase è una frase slogan bellissima, mi ha colpito molto, sì. E poi abbiamo concluso con una voce grande, incredibile, con una donna, con Federica Palma. Esatto, abbiamo concluso poi con
con la Toriamos italiana praticamente. È vero. Molto simile, è veramente bello, poi bravissima al piano, una bellissima presenza, mi ha ricordato anche Adele in certe cose. Anche qui una presentazione, no? Come si deve. Scenica. Sì, molto, veramente tutti molto forti, e devo dire che il livello era veramente alto. Ma Davide, un ringraziamento particolare dobbiamo farlo anche a colei che è stata l'artefice, insomma colei che ci ha ospitati in quel del Chaplin Pub, no? La nostra Fabiola Casarano. Assolutamente sì, un grazie speciale va al Chaplin Pub e a Fabiola, perché sono stati gentilissimi, anche loro ci hanno fatto sentire un po' a casa. È vero, è vero. Quindi, poi grandi intenditori, è importante questo. Assolutamente, no? Sì, lei Fabiola ha fatto due interventi bellissimi. Ha fatto due interventi mirati, precisi. È veramente da grande speaker. Va bene, ma sì, io vorrei aggiungere, a proposito di complimenti e di gratificazioni, ovviamente un grande abbraccio, un grande grazie al tuo manager, che è il mio grande amico Marco De Iaco, lo saluto anch'io. E poi alla famiglia Migliacci, alla 2FL Music, per averci regalato una bella serata con voi. Ma grazie a voi prima di tutto, perché essere con voi è sempre un grandissimo piacere, quindi quando volete noi ci siamo. Senti Davide, noi ti lasciamo andare, ma prima dobbiamo chiederti una chicca, qualcosa. C'è qualche novità che ti riguarda e che bolle in pentola? Novità ce ne sono tante. Questo è un periodo poi di lavoro più che altro in studio, perché stiamo lavorando al prossimo disco e stiamo lavorando anche ai prossimi live, che lo svelo qui. Sarà una formazione molto essenziale: chitarra, basso e percussioni, un trio, e quindi bellissimo. Non vedo l'ora di iniziare. Senti, siccome noi sappiamo che ci sono tante amiche che muoiono dalla voglia di venirti a sentire, a vedere quando canti e suoni live, ci dici velocemente dove ti potrebbero trovare nei prossimi giorni? Beh, nei prossimi giorni, date vicine, Marsala il 26 giugno, in Piazza della Repubblica, quindi vi aspetto tutti lì. Se quindi volete per le amiche siciliane, in Sicilia io sono lì. Va bene, allora senti, allora ci lasciamo ovviamente con un tuo brano. E lo scegli tra i tanti che hai? Mandiamo allora l'ultimo singolo, Un maledetto attimo. Allora, presentazione ufficiale, Davide. Con Un maledetto attimo, Davide Mugavero. Questo lancio meraviglioso. Il titolo è Un maledetto attimo, ma noi non aspettiamo altro che quest'attimo per ascoltarti. Andiamo subito ad ascoltare la tua grandissima voce e ti ringraziamo ancora. Grazie, Davide. Grazie, ciao Davide. Un grazie. Abbraccio. Ciao, grazie. Ciao. Tutto relativo, proprio tutto relativo.